Poi gli sfigati fanno schifo e devono stare al loro posto. Posto, sì, tra la carta igienica e uno scoppino. Pensavano di punirci, ma ci hanno fatto un regalo. Sei mesi per sbocciare. Si sboccia, poveri! Quindi grazie a chi ha permesso tutto questo. Ragazzi, questa storia è per lei. L'infame che ci ha sospeso, Giuseppina Pig, la di... Sì, ma sono anche sepolati dai contrasti, quelli che gli stanno.
vengono alle prese della medesima gente in scuola, ove poste alla nostra scena. Di sangue civile si arrossano le aule. Due amanti infelici con le loro vite pongono fine ad antichi litigi. Belle queste parole, ma quanti saranno in grado di capirle? Pochi forse, a volte il linguaggio crea delle barriere, ma noi vogliamo provare a superarle. Ma il problema in questa tragedia non è tanto il linguaggio, ma la capacità di far vincere l'amore sull'odio, senza che nessuno ne debba pagare il prezzo. Ed è per questo che abbiamo deciso di provare a far vivere Romeo e Giulietta ai giorni nostri e di riscrivere un nuovo finale. E così inizia la nostra travagliata storia d'amore. Un po' di fantasia, questa è una finzione. Entrambi ardono d'amore, questo è bello.
non mi vengono le parole. Ti amo. Ti ho appena conosciuto ma sento già di amarti e vorrei dirlo a tutti. Vuoi farlo veramente? Sì, lo faccio subito. Facebook, fidanzato ufficialmente con Giulietta Capelli. Spaccate con Lissa.
cappuccino. E voi? Mamma mia, senti cosa sta dicendo qui. Cosa sto testo me? Ma com'è possibile? Ma dai, non si crede neanche la mente. È tutto finto. Giulietta non può averlo soppassato veramente. Ha fatto finta di mollarlo su tutti i social per non farsi rompere dai suoi. Quindi, fatemi capire, Giulietta ha rotto con Romeo per finta, ma Romeo lo sa. Sì che lo sa, perché Giulietta ha mandato fra Giova ad avvisarlo. Ah! Guardate che Romeo non sa niente. Ero con le femmine un momento fa, ma di Fra Giova neanche l'ho una. Tranquilli, guardate, ragazzi. Romeo non è all'arte, non ha visualizzato nemmeno la storia di Giulietta. Silvia, chiama un po' Giova, che se mi disturbi li chiamiamo ancora. Sì, dai. Giova, dove stai? Ah, dovevi andare da Romeo. Ti è finita la benzina del motore e hai dovuto prendere l'autobus. Hai timbrato il biglietto, ti hanno rubato il portafoglio ed era lì dentro. Sono saliti i controllori e non hanno creduto alla tua storia. Visto che non avevi i documenti, ti hanno portato in caramba. Mi sento così bene.
basta attivarci e prendere responsabilità come ha fatto un buon Romeo. No, c'hai ragione.